Io mi metto sempre a disposizione, poi il mister decide se mi fa giocare mezz'ala o davanti alla difesa, perché prima partita mi ha provato anche davanti alla difesa, poi ho fatto mezz'ala anche nelle ultime 15 partite, ho fatto quel ruolo là, mi trovo bene, però dipende dal mister, dipende anche dipende da me. È andato Cyril, che è stata una carica molto importante per noi, forse va via anche Luca, speriamo di no, io spero di no, perché è veramente un giocatore molto importante per il questo Chievo, però sono arrivati anche molto importanti giocatori, adesso non voglio dire nomi, però ognuno dà il suo contributo per questa squadra. Siamo partiti un po' male, poi siamo ripresi, poi ancora a dicembre e gennaio abbiamo fatto male, però poi quando bisognava tirare tutto quello che abbiamo, noi abbiamo tirato fuori con un po' di sofferenza, però l'abbiamo fatta. Diciamo bella, perché nel Chievo si sta bene, ho detto 100 volte, però anche nella vita ci sono momenti molto difficili, anche quelli belli, bisogna attaccarli, bisogna uscire con la testa alta sempre. Speriamo di Alberto ancora, perché con il suo gol speriamo che va in doppia cifra, però c'è anche poi, ci sono davanti Maxi che vuole rilanciarsi, diciamo, e anche Birsa che ce l'ha tanta qualità, e poi tutti noi altri che siamo rimasti anche l'anno scorso, e anche questi giocatori che sono venuti anche da prestiti, anche nuovi giocatori, sono molto forti, molto bravi, e metteremo Mister in difficoltà. Ma sicuramente quello che ho trovato l'anno scorso qua al Chievo, la continuità, e di stare bene fisicamente, perché ho avuto un po' di problemi anni precedenti, ho avuto anche un intervento al pube, e quello che ho voluto di quest'anno di fare ancora qua e di provare di continuare come ho fatto l'anno scorso, ancora sicuramente un pochino di più meglio.